Ero fatto tutto il teatrino, cazzo. Ma io volevo fare lo stronzo. Cioè, nulla da togliergli, porca troia, però. Staccato full flange. Mirko, adesso l'ha preso. Vai, Mirko. Maltese Supino, Maltese Ted. Dove sono i nostri miei? No, no. Maltese Supino, da strada. Bello il Maltese Supino. Ah, no, dovevano rimanere? Aspetta, andiamo amore. Vieni. Ah, no, però questo è decisivo perché eravate 1-1, venite quindi. Andiamo amore. Mettetevi da questo lato. Senza dubbio il round più difficile da giudicare. Mirko mi ha espresso tantissima potenza, ha fatto la doppia pressa, ha fatto touch, sceso di nuovo touch, poi tipo due pull up, back lever touch. Io penso che fare un set a due braccia attaccati tutto il tempo alla sbarra sia comunque difficilissimo, lui l'ha fatto a un braccio. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere ci troviamo sempre qua a Cantù a Snago, coperti, non posso neanche più dire tempo soleggiato perché proprio oggi orribile, ma non ci fermiamo perché se c'è da skillare qua si skilla indipendentemente dal tempo. Quindi oggi ragazzi, come avrete letto dal titolo, Skills Battle, ma a squadre. Abbiamo creato due squadre composte da Ricky Cardone, che non avete mai visto sul canale, quindi se vuoi presentarti. Ciao, ho 15 anni, peso 66 kg circa, alleno da un annetto. Ormai sai già anche cosa dire, poi vabbè abbiamo il famosissimo, fortissimo Danilo. Già conoscete Teo Volpi, che ha inaugurato la sua plancia sul mio canale, tra l'altro, quindi già lo conoscete. New entry nel gruppo, Ale D'Angelo. Ciao ragazzi, Alessio, 20 anni quasi, e faccio pari da 4 anni. Età, peso, altezza? Età l'hai detta, peso, altezza? 1,67 per 66 kg. Ottimo, allievo di Danilo, come quasi tutti qua. Però. Io in primis. Abbiamo il fortissimo Mirko Bergamini. Ciao, Mirko, 18 anni, mi allevo da un paio d'anni, e alto 1,67 per 69 kg. Ottimo, va benissimo. E il Paga, che già lo conoscete. Quindi ragazzi, sono gasata, c'è qualche elemento qua molto forte, ma lo vedrete tra poco. Aspettiamo, gli atleti forti in declino, come sempre. Eccoli qua, ne abbiamo ben due oggi. Li collezioniamo man mano, quindi grazie alle Mauri per il camera. Un Giovanni Re fa presenza. Quindi ragazzi, prima di iniziare, tasto like, iscrivetevi al canale, ovviamente troverete tutti i loro contatti sotto il video, link in descrizione. Bando alle ciance, iniziamo con il video. Come sempre ragazzi, vi ricordo che se siete interessati alla mia integrazione troverete tutto sotto il video, link in descrizione. Mi raccomando, superate la spesa minima di 30 euro sui singoli prodotti e potrete usufruire al meglio del mio codice sconto SERE15 su Foodspring. E noi possiamo tornare al video. Ok ragazzi, non vi ho neanche detto cosa andiamo a fare, comunque sì, abbiamo fatto due squadre ogni turno, ogni squadra schiererà un componente della squadra e la squadra B deciderà chi schierare a seconda dello schieramento della squadra A e faranno un turno a testa, faranno un set a testa di 40 secondi e abbiamo anche dei giudici d'eccezione, venite qua, c'è. Ecco, oggi niente camera, cioè prima cameraman sì, però ho detto dai facciamo qualcosa di diverso. Loro si consulteranno per decidere chi ha fatto il set migliore e niente, grande responsabilità. Quindi li abbiamo messi in due così hanno la responsabilità 50 e 50 e niente ragazzi. Ok ragazzi, decidete, fate pari o dispari così per decidere chi parte. 3, 4, pari, pari tu. Inizio io, bravo. Ok, chi schieri? Oh. Ha scelto Teo e Ale, sceglie. Io sono con. Allora, ok. Io, come al solito, terrò il tempo, quindi sono già carica, pronta, ti do io il via, tu sei carico? Ti sei scaldato? Sì, io non vado. Ottimo. 2, 1, vai! Vai Teo! Oh, ma qua è migliorata questa plancia dall'ultima volta. Ma io parlo pulitissimo. Che bestia. 15 secondi sono passati. La camminata, non ci credo. 25 secondi sono passati. Tieni, non mollare, tranquillo, ancora 15 secondi. No, 10. 5, 4,
3, 2, 1, stop. Vediamo il paga come risponde. Se carico, gasato. 3, 2, 1, vai. Parlo per la scuola. Sale sopra, alta. Oh, attenzione, ragazzi. Ma i giudici ci stanno guardando. 10 secondi sono passati, i giudici. A me la testa sta le mani. Ancora 30 secondi. Beh, dai, dai, dai. È migliorato anche il front. 15 secondi ancora per te, paga. Dai, paga. 10. Non mollare. 2. No, 5. Tre, due, uno, stop. Bravissimo. Ok, primo turno andato, adesso la parola ai nostri giudici. Vediamo che cosa hanno da dire. Allora, da parte del pago ho apprezzato molto la creatività, soprattutto il pullover alla sbarra. Ha portato una skill che di solito in propedeutica non si porta, il Vic, quindi ho apprezzato molto quel punto di vista. Da parte di Teo invece mi è piaciuto molto lo stacco in full planche, devo dire si vede che è migliorato. Front bene l'iso iniziale, poi mi sei un po' caduto in basso con la camminata, devo essere onesto. E il pulse mi è un po' deluso, per cui questa volta devo darla al paga. Ma porca puttana, dobbiamo essere d'accordo! Solo dire se non sei d'accordo è un casino, quindi ti io non sono d'accordo, che cazzo dico? Ma se sei d'accordo, cioè dillo il tuo punto di vista. Raga, è la prima volta che fanno i giudici, giustamente, bisogna un attimo. Allora, personalmente non mi trovo d'accordo con il mio compare, giustamente. Nulla da togliere al paga, allora io ho apprezzato di Teo, a parte che sono due livelli un po' diversi. Teo è a un livello un po' più alto. Mi è piaciuto quando è partito all'inizio, che ha fatto planche front abbastanza puliti. Poi anch'io mi sei un po' caduto in basso anche per me con la camminata, ma comunque il set era di un livello più alto di quello che ha portato il paga, quindi io gliela do io. Sì. Però io avrei una cazzo di dire, nel senso che tu non puoi fare un servizio alla pari tra due persone che sono palesemente. No, figa. Posso fare un intervento? Vabbè, cosa devo dire? Oh madonna, raga, è solo il primo turno questo. No, voglio fare un intervento. Vai, culo, dai, va bene così. No, abbiamo decretato un vincitore. Vabbè, pari a questo punto, pari, punto. Vai, 1-1. Ok, adesso chi schieriamo? Ale Dandalo. Mirko, dov'è Mirko? No, Mirko Verga. Ok. Può schierare Ricky. Ok. Ok, ragazzi, ci siamo per la seconda sfida. Mirko è carico. Vero? Sei carico? Ok. 3, 2, 1, vai. Mirko, vuoi la parola con essa? No, no. Parla tranquillamente. Non c'è la fatica qua. Non si impegna quando è con noi. Sono passati 15 secondi adesso. No. Pagamento non c'è quella scheda che. Qua. Ah. 10 secondi. Madonna, ma è come se niente fosse. 5, 4, 3, 2, 1, stop al tempo per Mirko, complimenti. Adesso tocca a Ricky Cardone a farti valere. Sei pronto? 1, vai. Bello, ma guarda il torno! Pulsa, riscende in croce, sono passati 10 secondi. Anche lui camminata, va in destra, pulsa, sono passati quasi 30 secondi, ultimi 10 secondi adesso per te, nuovo croce, incredibile, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vediamo se adesso i giudici si sono accordati in questo giro. Allora, per quanto mi piacerebbe premiare l'audacia di Ricky ad aver portato quasi un set intero agli anelli, devo dire che Mirko mi ha piacevolmente stupito con il front pull up e con i back lever pull up, addirittura dopo ISO, ha portato un set di altissimo livello. Sebbene sappia che Mirko può fare
diciamo, può portare un set alquanto più creativo. È riuscito a portare cose semplici ma fatte a mio parere estremamente bene, molto esplosive, mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo capito che se volete conquistare Giovanni dovete andare di creatività, mentre Ale Mauri che ci dice? Allora, io questa volta sono d'accordo, il set agli anelli è stato comunque di alto livello, perché comunque fare un set intero quasi di croce non è da tutti. Quello che ha fatto Mirko sono state cose, tra virgolette, semplici per il suo livello, perché conoscendolo so cosa può fare, e ha fatto robe veramente tanto pulite, io premierei anche lui, cioè premierei Mirko per la pulizia. Ottimo, quindi un punto per la squadra di Ale D'Angelo. Ragazzi, uno pari, adesso mi sa che è arrivata la battaglia che stavamo aspettando. Io li faccio tutti e due. Allievo contro il maestro. Sono io l'allievo. Io che ovvio. E deve partire prima il partito. No, parte prima l'allievo. Vuoi partire prima tu? Ma che carini che sono, ma siete troppo carini. Ale, ci sei? Certo. Carico. 2, 1, vai. Vola. Ragazzi, qua stiamo alzando decisamente il livello. Bravo. 15 secondi sono passati, Ale. Oh, Dio. No, Dani, no. Mamma mia, lo alleni bene. 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, adesso è dura per Dani. Dani, fallo tutto un braccio, è l'unica speranza. Tutto un braccio. Fai vedere chi è il One Arm Man. Vai. Io mi metto qua che ho paura di saltare. Fai One Arm Man whatever. Quando vuoi, vediamo. Faccio tutto tra 3, 2, 1, vai. Madonna, sempre più largo. Dani. Tra l'altro sto traballando tutto. Largo. Sono passati i primi 15 secondi. Ultimi 15 secondi adesso. Dai, Dani. 10. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Un applauso a tutti e due, veramente, tanta roba. Ok, questa raga era la fine del primo giro, quindi è determinante anche perché prima abbiamo finito 1-1, quindi adesso mi raccomando, i giudici devono essere proprio precisi. Comincio con Dani. Allora, sicuramente mi è piaciuto tantissimo il set, soprattutto ho apprezzato tantissimo il fatto che non sia mai sceso dalla sbarra. Grazie. Cosa che molti sottovalutano, secondo me. Diciamo che rispetto alla D'Angelo è stato un po' più monotono, front, planche, maltese. Invece alla D'Angelo ha fatto, diciamo, stili in diverse salse, insomma io continuo a premiare la creatività e ha portato all'archer pushato, ha portato Vicca alle parallele, ha portato maltese supino, ha portato maltese, insomma ancora una volta premio la creatività e dunque al D'Angelo. Questa è, bravo, è dura, è dura. Allora, io conoscendoli entrambi devo dire che da Ale non mi aspettavo una roba del genere, perché mi ha veramente stupito. Maltese supino, maltese, Ted, un sacco di cose, tra l'altro molto pulite. Dani secondo me si è trattenuto un po', perché avrebbe potuto fare... Beh, io vorrei commentare farm. Sì, comunque completezza da tutte e due le parti, sia Dani che Ale. A me personalmente questa volta è piaciuto di più Ale, quindi vado vinta ad Ale. Ah. Ha vinto! In amore! Ok ragazzi, quindi il primo giro l'ha vinto la squadra di Ale D'Angelo. Complimenti, hai vinto! Ok ragazzi, abbiamo cambiato idea perché abbiamo deciso di fare ultimo giro, una sfida all'ultimo sangue con i tre bestioni qua. Ale D'Angelo, Dani e Mirko. Così verranno valorizzati al massimo, gli altri tanto hanno detto che non volevano più, no, hanno fatto già vedere quello che dovevano, quindi adesso loro tre hanno fatto tutti contro tutti, sì, uno dopo l'altro. Yes. 45 okay. Secondi. 45 secondi. Ale D'Angelo voleva fare un minuto, ma sembra un po'. Che pazzo. Ok Ale, 2, 1, va. Ottimo.
tutte e due perché così cresciamo. E lo pulsante. 15 secondi sono passati adesso. Vai Ale. Ma il tesoro immenso alla full, full. Bravo Ale. Madonna, taccialo, taccialo. 25 secondi passati. Ok, 15 secondi ancora. Blocca male. Abbassa. 10. 5. 3, 2, 1. Stop. Bravissimo, complimenti. Come se come fosse niente, veramente. Ok, Mirko, ci sei. Carico. 3, 2, 1. Vai presto. Bam, fanne un'altra. Vai ancora Mirko. Vai Mirko, vai! Sì, Mirko! Vai Mirko, su, su, bam! C'è. Ottimo! Tacciala! Due pull-up, due pull-up! Sì, sì, sì Mirko! Oh! 20 secondi sono passati. Mirko! Vai, bloccalo! Oh, vai! Bam! Ultimi 15 secondi! Vai con il diluvio! Vai Mirko! Vai Mirko! 10! Vai Mirko! Vieni Mirko! Mirko! 5, 4, Madonna. 3, 2, vieni! Stop! Vai Mirko! È venuto giù che sono! Hai visto che casino hai fatto! Adesso ultimo turno Danilo, auguri ai giudici, sto giro io non voglio proprio mettermi nei loro panni. Che dai, ci sei! Più o meno. Danilo! Poi lui dice sempre così alla fine. Io sono sempre a freno. 2, 1, vai. Vai a destra, quello, quello te l'ho detto io. No, quello la sfida te l'ho detto io, bastardo. Col cappello in mano come sempre. Che stile. 15 secondi sono passati. La flag è più facile. Ok, 15 secondi per te ancora, Lani. La levo per culo a me. Sì, dai. Olè. Non tenuto. 10. Non tenuto. 10 secondi. 5. C'è la levo che grida il maestro. 2. 1. Stop. Non tenuta. Raga, schifo. Che cosa abbiamo visto? Spettacolo assurdo. I giudici stanno consultando perché adesso è la sfida finale, ne vincerà solo uno e forse ho anche un premio da darvi. Il vincitore si porterà a casa questo fantastico protein porridge gusto frutti di bosco, mio preferito, quindi attenzione che cioè non si scherza qua, eh. Allora, senza dubbio il round più difficile da giudicare. Molto difficile, e io a me hanno colpito tutti sotto diversi punti di vista. Ale mi è piaciuto che anche lui ha portato tutto il set sull'attrezzo unico senza mai staccarsi. Mirko mi ha espresso tantissima potenza, ha fatto la doppia pressa, ha fatto touch, sceso, di nuovo touch, poi tipo due pull up, back lever, touch molto pulito. Cioè per quanto riguarda la pulizia Mirko secondo me è, a me è quello che è piaciuto di più. E per la potenza che in generale mi ha espresso. Però Dani ha portato praticamente 20 secondi di combo di front one arm e a me sta cosa, cioè per l'assurdità di quello che ha fatto Dani, per me Dani supera tutti questa volta e vince lui. Sono abbastanza d'accordo, ero molto combattuto tra Mirko e Dani. Secondo me Dani ha fatto una combo in front one arm che è stata allucinante e soprattutto è rimasto appeso a un braccio, esatto, per non so quanti secondi. Cioè io penso che fare un set a due braccia attaccati tutto il tempo alla sbarra sia comunque difficilissimo, lui l'ha fatto a un braccio. Quindi secondo me il primo posto se lo becca Dani. Qua? E vediamo anche l'esperienza di allenamento. Allora dice Mirko. Lo fa, che era tutto zitto, buono buono, adesso sta già contestando il pazzo, eh. Dani, hai vinto. Prego. Ho vinto. Complimenti. Ciao Dani. Io ho fatto vedere e conoscere nuovi atleti fortissimi, mi raccomando andateli a seguire, troverete come vi ho detto prima tutti i loro contatti sotto il video, link in descrizione. Io direi che il video si può concludere qua, grazie ancora a tutti i giudici e agli atleti, tasto like, commento e noi ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto.